genialità è nata insieme a me. Aspettavano qualcosa. Qualcosa di molto importante stava per succedere. Nell'attesa e nell'immaginare cosa potesse accadere, ricordai d'improvviso di tenere con me un libro. Preso in fretta, fra tanti che in genere inondano la mia scrivania. Siamo qui nella curia vescovile di Nola con Sua Eccellenza Monsignor Beniamino De Palma. Buonasera Monsignore. Buonasera. Siamo qui per la presentazione del libro del colonnello Antonio Del Monaco e ovviamente questo è organizzato dall'organizzazione Il Giglio del Beccaio. Io sono grato al Giglio del Beccaio per queste manifestazioni sociali, religiose, questa sera anche una manifestazione culturale su un argomento direi del giorno, su un argomento fondamentale per la vita sociale e per la vita civile. Istituzionali. E volevo ringraziare in primis tutti i presenti. Poi come vedete all'università abbiamo una rappresentanza dell'esercito. Siamo qui nel salone ovviamente di questa grande curia vescovile di Nola, nel salone dei medaglioni per la presentazione Il colore dell'inferno con il colonnello ma ufficio stampa anche di questa manifestazione Antonio Grilletto. Buonasera colonnello. Buonasera a voi e buonasera ai telespettatori. È proprio vero, stasera va in scena il Giglio del Beccaio con l'acronimo BEC che sta per bontà e carità e stasera aggiungiamo anche legalità con un libro che appunto presenta un percorso di legalità di Antonio Del Monaco, un libro che non tende il dito ma vuole educare e speriamo non di rieducare. Come ci sei arrivato? Quindi ringrazio tutti i partecipanti. Siamo qui ovviamente sempre nella curia vescovile di Nola con padre Luigi Merola che ha curato anche la prefazione del libro Il colore dell'inferno di Antonio Del Monaco. Sì, ci troviamo in una location, quella della diocesi del vescovo Beniamino De Palma che è così impegnato con i suoi sacerdoti nella prevenzione e dunque oggi scriviamo un'altra pagina per questa vostra bellissima città dove Paolino ha così lavorato. E noi continuiamo sulle orme dei santi a lavorare nella prevenzione, perché quando arriva il magistrato, quando arriva il carabiniere è già troppo tardi. Dunque vogliamo dire ai ragazzi di percorrere la strada della vita, che è la strada della legalità. Siamo sempre nel salone dei medaglioni della curia vescovile di Nola, siamo proprio alla quarta ristampa di questo meraviglioso libro per un evento organizzato ovviamente dal Giglio del Beccaio, Il colore dell'inferno, per l'edizione guida con l'autore il colonnello Antonio Del Monaco. Buonasera. Buonasera a voi. Siamo alla quarta ristampa, quindi possiamo definirlo un successo, Il colore dell'inferno. A questo sì, ringraziamo Dio che realmente questo libro sta ormai girando e quindi è quello che è il mio pensiero, che soprattutto è dettato in questo libro, di poter dare voce a chi non ha più voce. Infatti in questo libro ho voluto dare la possibilità a sette vittime innocenti di poter essere rivitalizzate e dialogare con me, ma rappresentano un po' l'orgoglio di tutte le vittime innocenti, al punto tale che ad esempio chi li coordina è proprio quello che io definisco il santo delle vittime innocenti, Don Peppe Diana. Ma io direttamente vado a porgere il microfono al cavaliere Grilletto, ecco, con il nostro applauso. Siamo sempre qui nella curia vescovile di Nola con il colonnello Gianfranco Di Marco dell'Annunziatella. Buonasera colonnello. Buonasera a lei, io sono il comandante in battaglione della scuola militare Annunziatella, ho assunto il comando il 21 novembre dello scorso anno, anche per me questa è una bellissima esperienza, anche perché per me è stato un ritorno alla scuola militare Annunziatella, visto che nel 2000 sono già stato quale capitano, comandante di compagnia, e per me è stato un bel rientro all'Annunziatella. E poi oggi sono stato invitato alla presentazione del libro dell'amico Antonio Del Monaco, che ha militato anche lui nelle file dell'Annunziatella quale capufficio personale, e mi ha invitato quindi a presenziare insieme a lui a questa presentazione del libro. E quindi non rappresenta neanche una minaccia per i cittadini onesti,
e fare in modo che quindi tutti insieme possiamo poi farlo in modo che questo territorio possa... Presentatore ufficiale di questa manifestazione, il dottor Gabriele Blair, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a tutti i telespettatori. Mi vedete qui insieme a due presenze. Ovviamente non è che sono stato preso per essere portato in una caserma, in una prigione militare, ma bensì ho a fianco a me due dame che rappresentano l'esercito e vorrei che dicessero anche i loro nomi e il loro grado, ecco. Caporale Gaeta Alessia. Caporale Jessica Ferola. E ci troviamo in questa sala dei medaglioni qui alla Curia Vescovile in via San Felice, una curia veramente magnifica. Avremo tante presenze, parleremo del Giglio del Beccaio per quanto riguarda i Gigli di Nola, un evento che andrà avanti da giugno a settembre. Ci saranno altre manifestazioni collaterali, il tutto organizzato dalla sapiente regia del colonnello Grilletto, ufficio stampa della manifestazione, e quindi si parlerà anche di violenza, un qualcosa contro la violenza, proprio parlando del libro del colonnello Antonio Del Monaco, Dentro l'inferno. E sicuramente ci saranno tanti educatori. Lo dico prima a me stesso, svegliamoci, perché c'è tanta gente che vive, nasce dormendo, vive dormendo, si sposa dormendo e muore dormendo. Siamo con il generale Guido Landriani, dell'esercito, comandante dell'esercito Campania. Buonasera, siamo qui per la presentazione del libro Il colore dell'inferno del colonnello Antonio Del Monaco. Sì, in effetti è un'opera di un mio validissimo collaboratore, il colonnello Antonio Del Monaco, capo ufficio reclutamento dello Stato Maggiore del mio comando. Il colonnello Del Monaco si è sempre distinto per la sensibilità di fronte a certi temi di carattere sociale, soprattutto per l'esaltazione dei valori positivi nell'ambito della società. E in questo non me ne posso che compiacere. Perdonatemi se con nessuno di voi non ho niente in comune. Io sono un istrione a cui la scena dà la giusta dimensione. Torna in me ad ogni piedi scena che io sentivo.